Are you looking for an easy, State cercando una ricetta semplice e salutare? Sono Susan Bowerman, dietologa professionista, e oggi vi mostrerò una delle mie facili ricette da fare in casa. La ragione per cui amo questo piatto è che è ricco di proteine, di verdure e contiene cereali tutti assieme. Tutto quello che dovrete aggiungere per renderlo un pasto completo è un contorno o un'insalata. Vi mostro come si prepara. Iniziamo con dell'olio d'oliva. Ne metterò giusto un po' nella padella. Poi aggiungerò cipolla, peperone verde e pomodoro tagliati a pezzetti e li farò rosolare. Voglio che cuociano per un bel po' in modo che si inteneriscano. Quando soffriggo le verdure in padella, quello che mi piace fare è aggiungere il condimento subito. E questo perché l'olio caldo nella padella aiuta a rilasciare facilmente gli aromi. Quindi aggiungerò del condimento per pesce, dato che le proteine che introdurrò verranno dai gamberi. Ne metterò giusto due pizzichi. Quello che andrò a inserire ora è un po' di curcuma, sia per il gusto ma anche per il suo colore, dato che darà ai cereali un bel colore giallo una volta cotti. Adesso dobbiamo mescolare bene. E poi sarà il momento di aggiungere gli amidi. Io oggi ho scelto di utilizzare del riso scuro a cottura veloce. Il motivo per cui uso quello a cottura veloce è che questi tipi di piatti non devono cuocere più di 10 o 15 minuti. Questo che vedete è un riso scuro precotto che è facilmente reperibile. Ora lo tosterò giusto un minuto. E questo proprio per permettere agli aromi di mescolarsi e per fare in modo che il riso si bagni un po' con l'olio e si insaporisca. Solo un minuto. E potrete già vedere che tipo di colore avrà preso. A questo punto aggiungo del brodo di pollo. L'ho precedentemente riscaldato. E la ragione per cui l'ho fatto è che così bollirà ancora più rapidamente. Perfetto, come potete vedere sta già bollendo e il profumo è già molto invitante, sia per le verdure che per i condimenti. Quindi è arrivato il momento di aggiungere le proteine. Oggi ho scelto di utilizzare dei gamberi surgelati e ho pensato di utilizzare questi perché non voglio che si cuociano troppo. Se infatti li aggiungo ancora surgelati, quando saranno cotti anche il riso sarà pronto e avremo un piatto perfetto. Li appoggio in superficie. Ecco fatto, non mi resta che coprire la padella, abbassare il fuoco e lasciare che cuocia per circa 12-15 minuti al massimo. Ora abbassiamo e torniamo tra qualche minuto. Sono passati circa 12 minuti e grazie al coperchio in vetro posso vedere all'interno e capire che è pronto. Quando preparate in particolare del riso, è bene che teniate il coperchio sulla pentola durante la cottura. Quindi la cosa migliore è regolarsi con un tempo sempre oscillante tra i 12 e i 15 minuti, secondo quanto scritto sulla scatola. Ok, il mio piatto è pronto, diamo un'occhiata. È fantastico. Ha un profumo eccellente. Questa è una delle mie ricette preferite. I gamberi, le verdure, il riso. Ma ci sono delle altre cose che vorrei aggiungere. Una è il succo di limone spremuto. Questo perché il limone sta benissimo con i gamberi e li insaporisce molto. Devo confessarvi che amo molto il piccante e quindi metto anche qualche goccia di salsa piccante. È facoltativo e se volete potete metterne di più. L'altra cosa che adoro aggiungere è un po' di yogurt greco bianco scremato. La ragione per cui mi piace è che mescolando il tutto assieme si ottiene una consistenza corposa eccezionale. Ce ne metto un bel po' e poi mescolo il tutto. Il profumo è fantastico ed è pronto. Solo un pizzico di prezzemolo fresco per guarnire. E siamo pronti a mangiare. Ecco fatto, gamberi, riso scuro, verdure, tutto in un solo piatto. È fantastico, provatelo!